Buongiorno, buon caffè. Siamo in una affollatissima strada di Atene, una strada che abbiamo fatto tante volte con lo sguardo così. Devo guardare un po' in basso, guardare davanti, magari a guardare intorno, a guardare anche le vetrine e a vedere le cose che ci capitano davanti al naso, così, perché è così che cammino di solito. È così che di solito ci capita non soltanto di camminare, ma anche di guardare la vita, con lo sguardo fisso sulle cose che sei abituato a vedere, davanti a te secco, guardando per terra, guardando poco sopra, perché in fin dei conti devi curare il passo, devi curare quello che capita. Ma se soltanto capitasse di modificare un po' le cose e ad esempio di alzare un po' lo sguardo? Per esempio, invece che guardare così, semplicemente fare così, che cosa si vede? Il mondo è completamente diverso. E già, quella là in fondo è proprio l'acropoli. È proprio l'acropoli. Basta alzare lo sguardo. Perché a volte il punto è questo, basta alzare lo sguardo. Basta modificare il proprio punto di vista, basta cercare qualcosa più in là. Alzare lo sguardo forse vuol dire ragionare con un pensiero diverso, uscire dai nostri schemi, innalzare il pensiero, così come innalziamo lo sguardo, per vedere un mondo completamente differente. Perché poi capita che magari quando alzi la testa si fa anche più silenzio intorno, riesci a vedere le cose anche meglio quando alzi lo sguardo, annulli un po' della calca, un po' del rumore, un po' del rumore di fondo che forse ti ostacola di vedere bene le cose. E allora, di nuovo, alzando la testa si ha un panorama diverso. Ecco, da qui non si vede bene, ma in cima, in fondo, se guardate con attenzione, c'è di nuovo il Partenone. E allora che cosa vuol dire alzare la testa per voi nel lavoro, nella vita, nelle cose che vi capitano? Che cosa vuol dire guardare in maniera diversa? Cosa vuol dire elevare il pensiero, elevare la riflessione, elevare lo stimolo, elevare la spinta, elevare qualsiasi cosa? Perché elevare ha un senso ben preciso nella vita di ognuno di noi. Che cosa vuol dire per voi? Buongiorno e buon caffè.